Ciao a tutti, sono qui al Mercato Centrale di Firenze con una mia carissima amica, una giornalista e adesso speaker radiofonica, Carlotta Romualdi. Carlotta, ti ascoltiamo tutte le mattine su Lady Radio con Casa Carlotta, ma mi ricordo che hai anche condotto delle trasmissioni sportive su RTV 38. Ti ricordi bene, certo che è vero. E che programmi erano? Era Zona 38 con Marco Corsi, dove ci occupavamo delle squadre toscane non di Serie A ma di Serie B e C, e poi Golden Goal, tutto dedicato al mondo della Fiorentina con Massimo Sandrelli e David Guetta. Sei pronta per un confronto tutto al femminile? Vai. Ma hai preso un cartellino rosso? Molti cartellini rossi. Gialli? Meno, più rossi diretti. So che conosci bene Edmundo, che recentemente è tornato in visita a Firenze, ma è davvero così pazzo come dicono? No, è una persona, anzi, molto carina, molto gentile, molto pacata, poi magari gli prendono i 5 minuti. Un aggettivo per descriverlo? Istintivo. Ti ricordi il bozzo che aveva in fronte? Sì, era una ciste che è stata operata, ora non ce l'ha più. Quali calciatori della Fiorentina hai avuto studio? In trasmissione, dici? Sì. Non venivano quelli della squadra che andava in campo in quel momento, c'erano le vecchie glorie. Sì, sempre calciatori. Tutti i calciatori della Fiorentina, delle vecchie squadre, molti, non me li ricordo, però tanti. Quello che ti è rimasto più impresso? Quello che mi è rimasto più impresso... Anselmo Robbiati. Perché? Quello più interessante? Non lo so, non c'è. Interessanti sono tutti e nessuno in particolare. Nessuno mi ha colpito al cuore, se intendi dire quello. No, il più colto? Non è richiesta la cultura ai giocatori. Cos'è un colpo di tacco per un calciatore? Il colpo di tacco è dare un calcio col tallone. E per una donna? Fa più male, è un'altra cosa. Se ti dico punizione, che cosa ti viene in mente? Punizione, qualcosa di fisico, però anche di psicologico. Per il calciatore meglio nel gergo calcistico e nella realtà. Prima di salutare la curva, facciamo una partita a biliardino? Ma volentierissimo, certo! Vai, andiamo? Vai! It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell.